Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Synergy, un gioco che esce il 21 di maggio di quest'anno. Voi vedrete sicuramente il video dopo, un po' dopo. E di che cosa si tratta? È un survival, diciamo, city builder, dove l'umanità deve sopravvivere a un mondo ostile. È un gioco che esce in Early Access e ci rimarrà fino al 2025, perlomeno un annetto, ma al momento il gioco ha tantissimo da dare, perché ha comunque, a quanto ho visto, 2 stagioni, ha 55 forse edifici diversi, 60 ricerche da fare, 27 piante da scoprire, quindi questi sono i dati che ho visto su Steam, ma lo iniziamo. Ci sono anche 2 modalità, dovrebbero essere... 55, non edifici forse, ma scenari diversi, ma al momento abbiamo le campagne, poi verranno aggiunte. Iniziamo con il tutorial, perché poi c'è la storia con alcuni capitoli già giocabili. È un gioco dalla grafica molto particolare, perché è una grafica che ricorda molto, a me ricorda gli Hidden Object Game. Comunque, impara le basi del gioco. Dobbiamo ottenere la vittoria, abbiamo il punteggio e abbiamo tutto. Iniziamo allora. Alla fine è uno scenario anche lui. E ce ne saranno 55 in questa versione Early Access. Non so dirvi ancora il prezzo purtroppo, perché... Ma vedete che dice analizza le piante al Field Laboratory per capire come funzionano. Ok, per 2 generazioni la nostra community è vissuta in un'oasi protetta dalle intemperie e dal mondo esterno. Ma, come qualsiasi altro... siamo stati condotti fuori dalla nostra casa, dalla nostra comfort zone. Tutto non è perduto. Dopo aver attraversato una landa di sabbia, abbiamo raggiunto la costa di alcuni nuovi laghi. Non abbiamo modo di sapere quanto tossica sia la loro acqua, ma la potremo affrontare, insomma. I nostri cittadini hanno bisogno di acqua pulita per sopravvivere. Per farlo hai bisogno di costruire un punto, un pontile, così i cittadini possono raccogliere l'acqua tossica dal lago con degli speciali contenitori. L'acqua tossica deve essere trattata e purificata in un bacino di purificazione per diventare acqua pulita che i nostri cittadini possono bere. Tutte le risorse collezionate devono essere stipate nella Torre dell'acqua, Water Tower, nella cantina, insomma, nella mensa, insomma, il food, e nel piccolo magazzino tutte le altre risorse. Queste sono le basi del gioco. Vedete, la grafica è carinissima. Sembrano quei giochi dove dobbiamo trovare l'oggetto, insomma. Ok, tenendo premuto possiamo fare pan. Non c'è, almeno quanto vedo, la rotazione. Move the camera to a water hole. Quindi dov'è la water hole? Eccola qua. Mi ricorda anche Wymer, per chi di voi lo conosce. Costruiamo un pontile e un bacino di purificazione. Quindi lo piazziamo qui, vedete che c'è solo un luogo dove piazzarlo. Poi piazziamo il bacino di purificazione, che è qui. E poi ci piazziamo una torre dell'acqua. La mettiamo tutte qua vicine, così almeno vediamo se si può fare così. Poi alzare la velocità con F1 e F2, io premo questi, vedete che i cittadini vanno e portano le risorse. Adesso poi diamo un'occhiata anche al menu, anzi lo facciamo subito mentre lo costruiscono. Qua abbiamo cibi base, è in inglese, non so se verrà tradotto in italiano, ma è comprensibile per il momento. Pasti cucinati, abbiamo l'acqua, abbiamo i rimedi, quindi poltiglie varie per curare. Prodotti rifiniti, pergamene, strumenti musicali, lavori d'arte. Abbiamo gli strumenti e divisi tra strumenti utensili e gear protettivi, armature e robe del genere. Artefatti tecnologici, risorse di piante. Vedo della corteccia e rami, tronchi d'albero e robe varie. Abbiamo ingredienti naturali. Abbiamo fungal, quindi funghi, i semi, rifiuti, quindi roba marcia e acqua tossica, e materiali grezzi, roccia boreale, sabbia, e materiali compositi, e quindi vetro e materiali compositi puri. Ok,
Allora, adesso acceleriamo un pochino il tempo perché stiamo costruendo, abbiamo costruito il pontile, quindi continuiamo con il resto. Costruito anche la torre dell'acqua e il bacino di purificazione. Vedete che stanno costruendo, vanno anche molto lento, ma adesso acceleriamo. Vediamo se inizierà. Ok, vedete che l'acqua non c'è ancora all'interno. Ok, assegna due cittadini a un pontile, assegna un cittadino al bacino di purificazione. Voglio capire una cosa, se io premo, ok, metto in pausa così. Posso assegnare un cittadino, quindi uno, e due al pontile, scusate, quindi due, e poi metto uno qua. E voglio vedere se inizia a girare una volta che arriverà l'acqua, perché sarebbe una bellissima cosa, secondo me, una volta che seleziona e assegna qualche cittadino. Due cittadini al pontile. Li ho assegnati al pontile? Ci vanno? Sì, ci stanno andando. Vedete che al bacino di purificazione lui è seduto e non sta facendo niente. Queste sono cose e finezze che io apprezzo tantissimo. Acqua vitale. Possediamo le nostre infrastrutture per trattare l'acqua, per gestire anche un sistema di irrigazione. Tuttavia, le stagioni vanno e vengono. Rischiamo un disastro se non raccogliamo abbastanza risorse per consumo immediato. Per continuare a far andare agevolmente i nostri edifici, dobbiamo stipare abbastanza acqua per prepararci, insomma, la secca. Prendere acqua è essenziale per la sopravvivenza della città e lo sviluppo. La scarsità di acqua significa che il bisogno deve essere bilanciato con. Ok, sì, in pratica dobbiamo bilanciare anche in base al meteo. Alcuni eventi climatici, come la stagione secca, può essere fatale se la città non è preparata. Così come, vabbè, se ci sono carestie, insomma, penso che il senso sia questo. Un ciclo è un periodo di 40 giorni. Fortunatamente puoi controllare l'arrivo delle stagioni nell'interfaccia, ok? Tutte le informazioni sono mostrate vicino al controllo della velocità del gioco, ok? Quindi qua vediamo il meteo nei prossimi giorni. Ciclo sono 40 giorni, quindi abbiamo temperato, temperato e temperato, ok? E abbiamo il meteo. Sì, siamo in temperance season. Il tutorial è abbastanza semplice. Comunque, build due purification basin, quindi un altro dobbiamo costruirne. Va bene, facciamo un altro. Facciamo qua vicino. Assegna due cittadini al purification basin. Sì, perché lui ne ha uno solo. Colleziona 20 acqua pulita. Ok. Allora, praticamente loro stanno andando da qua, che ci sono le risorse base, andando avanti di là. Poi spero ci spieghi anche un pochino la ricerca, perché sono veramente curioso, perché sembrano esserci veramente tante cose. Poi non innova nulla assolutamente, ma la peculiarità di questo gioco è anche il fatto che la grafica è molto molto particolare. Lui, vedete, sta raccogliendo l'acqua, quindi ci sono cittadini senza. Vedete che ci sono tutti i cittadini, che possiamo andare a vedere cliccandoci sopra. Se hanno una casa, la loro posizione, i bisogni e la salute. E quello che hanno addosso. Vedete che lui adesso mi sa che stava portando dell'acqua. Infatti è stata portata dell'acqua all'interno, ma non vedo ancora il purification basin pronto. Potrei assegnare altra gente, ma vediamo se abbiamo il diario, costruisci, no? Le notifiche e le quest log, che sono quelle che dobbiamo fare. Continuiamo, acceleriamo un pochino i tempi così costruiamo il bacino rapidamente. È molto bello che lui c'è proprio, è proprio all'interno, all'esterno, cioè le animazioni sono fatte veramente bene. Adesso non so se. Ok, la percentuale è qua. Ci stanno lavorando in due. Lui intanto sta mettendo l'acqua sul carrellino. Ok, abbiamo costruito anche quello. Assegniamo altre due persone. Un'altra persona, scusate. Uno. Ok. Ah, ok, abbiamo riempito con dell'acqua. Vedete che è quasi pieno, quindi qua inizierà la purificazione dell'acqua. E poi produrranno l'acqua pulita da mettere qua. Mette toxic water, ok. Colleziona 20 di clean water, quindi possiamo accelerare un pochino i tempi. Questa cos'è, una strada? Ok. Vediamo cosa ci costa come materiali. Credo niente, nulla, quindi possiamo fare così. No, 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 qua. Ok, così. No! Così. Ok. Ok,
Ok. Così si muovono più velocemente. Adesso aspettiamo che portino acqua anche all'altro. Adesso qua vedo che posiziona questo, poi non si vede che trasporta quello. Ma lo sta preparando. Efficienza 50%. Potrei aumentargli la gente. Gli do un'altra persona. Voglio vedere cosa stanno facendo tutti. Non sto facendo niente. Vedete che ci sono un po' di cespugli, un po' di cose. Ma il gioco penso che ci spiegherà bene dopo. Vedete, qua abbiamo lo storage. Qua è diviso per categorie. Ma al momento abbiamo solo questi edifici. Accelero il tempo. In attesa di collezionare 20 d'acqua. Perché qua sta pulendo. Efficienza 100%. Efficienza 100%. Ok. E stanno lavorando bene tutti e due. Speriamo che... Ok, hanno svuotato l'acqua. Ok. Gli abitanti dell'oasi hanno dormito troppo tempo sotto le stelle. Con... Va bene, sì. In pratica dobbiamo costruire le case. Costruisci uno small warehouse, quindi un piccolo magazzino. Performa un rip out. Rocky Alma... Ok. Allora... gli edifici richiedono risorse che possono essere ottenute in vari modi. Il metodo più semplice è collezionarle direttamente dalla mappa. Praticamente abbiamo il tastino qui e possiamo rip out. Ok. Usa questo metodo per collezionare rocce e dai Rocky Amalgams, ok, da questi giacimenti qua. Hai bisogno anche di un piccolo magazzino, quindi alt, fermi tutti, facciamo un piccolo magazzino. Quindi tecnicamente il piccolo magazzino dovrebbe essere qui. Eccolo qua. Small warehouse. Lo piazziamo qui. E dovrò andare a raccogliere quella roba lì. Ok, quindi io devo cliccare adesso qua su questo. Posso anche prioritizzare roba. Rip out. Rocky Amalgam. Questo. Vedete che ce li va a prendere. Cosa sono questi? Cinder Sprout. No, Rocky Amalgam. Ok. Abbiamo selezionato alcune cose, quindi il magazzino lo stanno già costruendo, l'hanno costruito adesso, ma è una costruzione piuttosto veloce. I cittadini hanno bisogno di un tetto sopra le loro teste per proteggersi contro il meteo avverso e vivere in condizioni decenti. I tuoi cittadini andranno alla loro casa regolarmente per mangiare, bere e dormire. E quindi fai in modo di mettere le case in posizione strategica. Ok, praticamente loro vanno direttamente, vedete che questa è lontana dalla mensa, diciamo dalla cantina, e quindi non è il massimo, deve essere vicino, è quello che ci sta spiegando. Nourish mi sfugge, ma immagino per nutrire, è un po' arcaico, però vabbè. Ha bisogno di un cellar e per prendere cibo e acqua pulita. Tutti gli storage automaticamente richiederanno, okay, 20 delle risorse all'interno. Ok. È importante avere abbastanza cittadini non assegnati in modo che possano trasportare. Questa meccanica già vista. E possiamo fare la priorità. Ok. Costruisci un cellar, quindi costruiamo questa. Che mettiamo, vedete, in questa zona qui, quindi tecnicamente noi prendiamo dentro tutti questi edifici, magari lo piazziamo qui, e però ci bruciamo, vabbè, dai, va bene così, lo piazziamo lì, e poi ci piazziamo anche, vedete, abbiamo Stonehouse, ah, due case diverse, però questo chiede 10 di roccia, questo 20, però questo anche le cortecce, uno o due cittadini. Tempo di costruzione 3-6 giorni e abbiamo anche questo, la stone house 3x3, ah, cambia la dimensione, no, la dimensione è uguale, chiedono materiali diversi in base a cosa possediamo, noi adesso costruiamo questo perché abbiamo solo le rocce, quindi vedete che ci dà la dimensione, quindi costruisco 3 houses nel range del magazzino, ok, ne mettiamo una, due e la terza qua, così poi andiamo anche a costruirgli una stradina qui. E poi andremo a costruire anche da questa parte. Così dopo piazziamo le case. È bella, continuo a ripeterlo, il metodo di raffigurazione della costruzione. Adesso siamo a velocità 4, quindi mi sono un po' perso via.
Però il fatto che scavano prima a terra perché la casa va sottoterra, quindi è molto interessante. I giochi di questo tipo ce ne sono tanti, ce ne sono veramente, quello il bello, per ogni gusto. Vi piace qualcosa di un po' più fantasy giocato a Timberborn, qualcosa di più realistico, Farthest Frontier, Manor Lords, insomma, ce ne sono. Il cibo che abbiamo portato, ok, mangiare il cibo è rischioso. Dobbiamo eliminare ogni rischio legato alle piante. Questa è una bella, bella cosa. Non abbiamo una gran conoscenza scientifica. Ok, praticamente una distilleria sarà in grado di fare i primi esperimenti scientifici. Ci hanno raggiunto 4 adulti e 0 bambini, insomma. Solo gente efficiente al momento. Facendo analisi ambientali con il laboratorio di campo, abiliterai la possibilità di scoprire le caratteristiche delle piante vicine. Capendo l'ambiente è l'unico modo per prendere risorse senza causare, cioè per di far soffrire i cittadini o distruggere l'ambiente, ok? La prima analisi, la surface analysis, ti darà il risultato della raccolta e di harvesting delle piante. Praticamente ci dice che cosa succede se noi le raccogliamo. Provvede anche informazioni sull'harvesting action. Ok, va bene, interessante. Per essere disponibili ai cittadini, l'harvesting richiede un edificio di harvesting, quindi l'edificio classico di raccolta. Va bene, andiamo. Quindi costruiamo un field laboratory che è. Allora, infermeria, assignment tower, no, picker's cabin è quella di raccolta. Quindi piazziamo una picker's cabin, la mettiamo un po' più qui. Così magari vanno a raccogliere. Poi vediamo se c'è diviso in categorie. Resources, strategy. Questo è un field laboratory che ci analizza le varie cose. E lo mettiamo anche questo magari qui vicino. Non so quanto abbia senso metterlo qui. Sì, devo analizzare i watery pods, quindi mi sono già messo vicino ai watery. Oh cavoli. No, fermi, fermi tutti. Watery. Analyze a plant that produce watery. Vedete che non mi dà nulla perché ci serve il laboratorio di ricerca. Sì, non è bellissima la resa dell'acqua perché sembra terreno, poi in realtà si muove però. Colleziona 20 watery pod. Voglio capire dov'è. Vabbè, abbiamo costruito il laboratorio di campo, ormai è fatta. Dobbiamo segnargli della gente, sì, uno. Tanto ci hanno aggiunto un po' di popolazione. E qua abbiamo la picker's cabin, quindi prendiamo questo. E porta tutto alla stone house. Ah, ok. Allora, field laboratory, current, aggiungi un'analisi. Surface analysis. Ah, vuoi dire che. Sta analizzando, credo. Ah, posso analizzare. Analizziamo questo. E analizziamo anche questo. Anche se io non sono sicuro sia la roba che dobbiamo analizzare. Però io la roba che mi ha chiesto non la vedo, quindi potrebbe anche essere quella. Vabbè, stanno analizzando. Vedete che stanno già studiando. Potrei metterci un paio di persone in realtà. Collect 20 watery pod. Ma watery mi fa venire in mente qualcosa sull'acqua. Però, boh, vediamo. Adesso loro analizzano. E quindi tecnicamente dovremmo avere. No. Ci dice praticamente cosa succede quando le tagliamo.
Quando le raccogliamo, quando le cogliamo a mano senza strumenti, le tagliamo proprio, okay? E ci dice anche i bisogni che hanno. No, però io il Watery Pods non so cosa siano. Continuiamo la ricerca, ma Picker's Cabin Picking o tre possiamo le raccolgono come un frutto e qua invece li tagliano cercando di non danneggiare. Ok, la pianta. Boh, non ho capito. Allora, però è molto bella questa. Poi vabbè, si va verso, poi a volte anche fastidiosa questa approccio ambientalista. Su ogni genere di cosa, ma va bene. Cylinder sprout, invasiva resiliente. Ok, ci dice anche che cos'è target. Ok, quella. No, però io non capisco. Adesso vediamo se posso analizzare qualcos'altro. Action available. Aggiungi. Surface analysis. Vediamo se c'è qualcosa. Questi. Cabbage, no, vediamo se c'è dell'altro. Questi, no, sunshade, niente. Dove sono? Qualcosa di nuovo, mai visto. Ruins, cabbage, shrub, non river bank, non lo so. Però mi sembrano più questi. Adesso io gli dico di analizzare ancora questi. Vedete che spero? Boh, non lo so. E gli mando in coda questi. Ok. E vediamo. Acceleriamo un po' ancora i tempi. Vediamo. Risolviamo il problema. Analyze a plant that produce watery pod. Ah, ok. Dobbiamo trovarlo. Ok. Questa è la ricevuta di quello che hanno analizzato. Praticamente ci dice. Ci dà. Ashy kernels, time, ok, abbiamo analizzato una pianta ma non ci dà quello che pensiamo. Ci dà i semi, ok, e anche gli effetti. Ok, quindi sappiamo adesso dovremmo avere tutte le informazioni, ma non è quello che ci serve. Dobbiamo trovare quella che produce i watery, quindi riprendiamo questo e gli diciamo analizza questo. Possibilmente veloce. Vediamo. Sì. Faccio prima a vedere da qua. Non ci dà quello che ci serve, quindi River Banking l'abbiamo già analizzato. Sappiamo già tutto. Seeds ci dà questo tipo di raccolta. Qua ci dà, praticamente usando questa modalità, uccide la pianta e gli altri due non ancora. No, vabbè, ho capito probabilmente questo alberello qua, perché è nell'acqua, quindi direi che è quello. Il problema è che è fuori, però si recano anche fuori, quindi molto bene. Vediamo cosa fanno. Vanno qua, lo studiano, molto bello il laboratorio da vedere. Aspettiamo la report. I nostri tecnici, ok, e dovremmo averlo trovato. Bark, no, non abbiamo ancora trovato nulla. No, non abbiamo trovato ancora niente. Proviamo ancora, andiamo con questi. E poi quelli. Vediamo. Branches. Watery pods trovato. Sono quei cespugli lì. Beh, molto bella sta cosa. Adesso io gli dico di raccogliere picking questi. Perché picking dovrebbe tecnicamente, sì, ci dice raccogli.
Quindi adesso noi abbiamo ricercato tutte le piante del circondario. Abbiamo scoperto quali ci danno questi cosi qui, i watery pots, e dopodiché abbiamo incaricato la cabina di raccolta di andare a prenderli. È molto interessante e diverso dal solito. Sono stati bravi in questo caso a creare qualcosa di, se vogliamo, da un lato anche post-apocalittico, molto bello graficamente, molto fumettoso, ma soprattutto innovativo per quanto riguarda la ricerca di questo tipo. Quindi molto bravi. Io vorrei però che raccogliessero in continuo questi. Dovete raccogliere tutti, perché il tutorial ce ne chiede un tot, quindi dovete continuare. Via. Infatti adesso stanno salendo, 12. E poi bello che comunque sono scomparsi da qua. Dalla pianta spariscono, quindi bello anche quello. Non me lo raccoglie. Quello vabbè. 15. Dai, che ci siamo quasi. Allora, pic. No, me lo raccoglie quello. Vabbè. Io faccio pic e poi faccio così. No. Va bene, fatto, raccolto. Top. Per ottenere alcune risorse, uno stage di raffinazione può essere necessario, potrebbe essere necessario. Per esempio, i tools sono craftati alla forgia o i piatti consumati dai cittadini sono preparati nelle cucine. Alcuni edifici di produzione possono produrre in modo versatile più risorse. Praticamente qua possiamo andare a scegliere quale task fare usando la cucina. Praticamente l'efficienza poi influenza quanti l'efficienza è influenzata da quanti cittadini usiamo e a sua volta influenza la produzione. E quindi praticamente ora il gioco ci manda a costruire una cucina, una forgia e preparare i tools. Quindi abbiamo anche questa parte qui di cosa. Tra l'altro abbiamo il Field Laboratory qui, ma non possiamo ancora vedere. Aspetta, ok, qua abbiamo tutte le conoscenze di tecnologia, cultura, mondo e... Ok, bella questa cosa. Ragazzi, questo è Synergy, un gioco veramente innovativo per alcuni aspetti, soprattutto questo della ricerca. Fatemi sapere che cosa ne pensate, perché sennò qua interrompo, perché sennò andiamo troppo per le lunghe. Fatemi sapere, ovviamente non mancate, come al solito, nei commenti, perché secondo me è un gioco che merita assolutamente. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando in un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!